Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Alfred73 e oggi vedremo come inserire un interruttore in serie ad una presa di corrente. Quella che vedete è la presa che voglio comandare da questo interruttore posto in serie sulla linea. Vediamo come realizzare questa modifica al nostro impianto elettrico. Anzitutto ci occorre un interruttore o, nel mio caso, un deviatore della stessa linea in nostro possesso nell'impianto elettrico. Nel mio caso è una serie Vimar plana. Questo interruttore, anzi questo deviatore nella fattispecie, supporta una tensione alternata di 250 volt e una corrente di 16 ampere massimi. Come primo step vado ad inserire un cavo di collegamento alla presa centrale di questo interruttore, che poi collegherò alla mia linea di fase già presente. Dopo aver avvitato saldamente il conduttore sul suo morsetto, posso andare sulla mia presa e smontarla per effettuare la modifica. Questa presa fa parte di una linea che parte da quella scatola di derivazione e sale sul muro fino ad arrivare ad un'altra presa posta più in alto, dove è possibile collegare un televisore grazie alla presenza del cavo d'antenna. L'unica cosa che devo fare è interrompere questa linea e inserire un interruttore per deviare la corrente nella presa soprastante. In questo modo quella presa sarà comandata da un interruttore posto in basso. Per effettuare il montaggio del mio nuovo interruttore di comando, vado a rimuovere la placca ornamentale colorata con l'utilizzo di un cacciavite cercafase inserito nell'apposita fessura laterale. Sempre con lo stesso cacciavite cercafase, vado a rimuovere i tappi di copertura inserendolo nell'apposita fessura della placca portafrutti, senza ricorrere allo smontaggio del portafrutti. Replico la stessa operazione per l'altro tappo e per la presa montata in posizione centrale sul portafrutto. Attenzione, quando fate queste operazioni potreste prendere la scossa. Quindi, prima di procedere oltre, dovete disinserire l'interruttore magnetotermico delle vostre prese d'appartamento per evitare appunto la folgorazione. Il magnetotermico delle prese riporta di solito la scritta C16, dove 16 sono gli ampere massimi dell'impianto delle prese. Tirando giù questo selettore potremo disinserire l'impianto delle prese e lavorare tranquillamente senza pericolo di folgorazione. Tuttavia, per essere certi di aver disinserito l'impianto delle prese, dobbiamo fare un'ulteriore verifica con il cacciavite cercafase, in particolare andando a toccare con il cacciavite cercafase il conduttore di fase, che vi ricordo è di colore nero oppure marrone nel mio caso. Se ancora la spia interna, la lampadina del cacciavite cercafase, si accende, una debolissima lampadina, vuol dire che è ancora presente la corrente e non avete staccato nulla e rischiate nuovamente la folgorazione. E evidentemente questa presa fa parte di un altro circuito, nel qual caso vi consiglio di disinserire direttamente l'interruttore generale per essere sicuri. Una volta che siete certi di non avere più la corrente sulla presa, possiamo operare la modifica dell'impianto. Si tratta, in sostanza, di interrompere la linea di fase tra le due prese, quella posta in alto e quella posta in basso, applicando su di essa un interruttore o un deviatore che ci consente di comandare la presa posta più in alto. Vado a svitare il morsetto della fase sulla presa già presente e a togliere, a staccare il cavo che porta la corrente verso la presa superiore, per poi collegarlo al mio nuovo interruttore che interromperà o chiuderà il circuito verso la presa posta in alto. Ovviamente dovrò prelevare la fase che entra dalla scatola di derivazione sottostante, ricollegandolo al mio interruttore.
Una volta stretti saldamente questi morsetti, sono pronto per rimontare i miei frutti sulla portafrutto a muro. E a questo punto la modifica al mio impianto è terminata, non mi rimane che riassemblare la presa. Quando installiamo a muro l'interruttore, assicuriamoci di porlo nella posizione corretta per l'accensione verso il basso. Si tratta di una convenzione normalmente utilizzata per le luci che si può anche utilizzare per comandare delle semplici prese. Reinseriamo il tappo centrale di copertura e a questo punto il nostro impianto modificato è pronto per essere utilizzato dopo aver rimontato anche la placca. Diamo corrente al nostro impianto prese e verifichiamo la riuscita dell'intervento. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio della visione, vi invito di nuovo a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video e ovviamente, come al solito, vi do appuntamento alla prossima volta.